attimo solo che mi ha colto alla sprovvista. Allora, buongiorno, poche parole perché ne possa dire di più poi il direttore, assolutamente un grazie a coloro che sono intervenuti e dopo darò anche la parola all'assessore al Comune, al vicepresidente della Camera di Commercio. Nel frattempo ho l'incarico di portare i saluti della dottoressa Romano per la Regione Campania. Questa è la stagione della ripartenza e del recupero, noi non ci siamo fermati, però ora c'è voglia di tornare davvero allo spettacolo dal vivo, a tutto tondo. Lo abbiamo dimostrato, anzi lo stiamo dimostrando con Pompei, la cui rassegna conta quest'anno ben 5 spettacoli, che io ricordi credo sia la prima volta, e con due ricche e interessanti stagioni nei nostri due teatri di cui parlerà il direttore Andò. Noi come Teatro Nazionale, voglio solo dire, avvertiamo la responsabilità di essere un po' in prima linea in questa fase di recupero e di ripartenza. Lo dobbiamo in primo luogo al nostro pubblico, lo dobbiamo alle maestranze, lo dobbiamo a tutti coloro che hanno dimostrato di voler essere con noi. E lo dobbiamo, direi, oggi più che mai alla città di Napoli, perché essere qui ci stimola, in qualche misura anche ci obbliga a respirare quella cultura meticcia, quella cultura plurale che rende viva una città come Napoli, che è un po' sospesa tra l'Europa, il Mediterraneo e se stessa, la propria storia. Mantenendo fede alla premessa, vorrei chiedere all'assessore all'istruzione, cultura e turismo del Comune di Napoli, Anna Maria Palmieri. Allora al vicepresidente vicario della Camera di Commercio di Napoli, Fabrizio Luongo, che invece c'è perché ci ha parlato. Prego. Grazie, grazie Presidente, grazie Direttore di questa opportunità di avermi invitato a questa importante giornata che è l'inaugurazione, la conferenza stampa di una ripartenza. E mai la ripartenza può essere significata, anzi con il titolo di oggi, il teatro siete voi. Il teatro esprime il ritorno alla normalità, fa ripartire delle maestranze che sono state fino a oggi in grande sofferenza. La Camera di Commercio c'è dentro questo bellissimo teatro, lo sosterrà, cercherà di ampliare anche i valori che il teatro stesso esprime nella cultura, nella tradizione, come grande attrattore anche culturale e turistico. Domani stesso la stessa Camera di Commercio, con il Presidente Fiola, pubblicherà un bando da 1,5 milioni per tutti i teatri della provincia di Napoli affinché vengano sostenuti nella ripartenza, nella ricostruzione del tessuto economico e imprenditoriale del nostro territorio e possano nascere interventi che possano vedere un pubblico giovane fuori Napoli, turistico, soprattutto aprendo le sale dei teatri alle emittenti televisive, affinché purtroppo il distanziamento che non consente quello che era un successo di un evento era dovuto alla calca, all'affluenza, e che oggi purtroppo per prudenza ancora non è possibile, e quindi poterlo veicolare attraverso i media. Oggi con attenzione seguirò la conferenza stampa per vedere il calendario estremamente, che già ho notato, ricco, sperimentale, di nicchia, che contraddistingue da sempre il teatro mercadante, il teatro stabile di Napoli rispetto anche alle altre opportunità, le altre che offre il territorio. Quindi il mio saluto, il mio applauso al Presidente per il lavoro che egregiamente fa da anni e lo spirito di proseguire sulla strada tracciata. Grazie. L'assessore è arrivata? No? Allora direi cominciamo senz'altro, poi quando arriverà potrà anche lei dare il suo saluto. E quindi do la parola al direttore Roberto Andò. Io credo che prima verranno mandate dei video, no? No? Dopo? Benissimo. Allora, cominciamo col dire che appunto noi abbiamo scelto questa sigla
che poi verrà evidenziata in questo video che presenta la campagna, il teatro siete voi, perché in effetti questa stagione ci dà l'opportunità di incontrare di nuovo quel pubblico che in questo anno e mezzo è stato il grande assente. Cioè noi abbiamo continuato a lavorare, abbiamo continuato a produrre e vedremo quanto abbiamo prodotto, ma non abbiamo potuto mostrare gli spettacoli perché c'era impedito dalle leggi sulla sicurezza. E quindi questa stagione si ritrova ad essere una stagione dove confluiscono questo enorme lavoro che almeno noi come teatro pubblico abbiamo mantenuto e voluto continuare a fare, e di questo ringrazio anche tutti i lavoratori del teatro, perché c'è stato uno sforzo continuo e in circostanze anche più difficili, perché sicuramente era un lavorare non solo per l'attore, per il regista, ma per tutti, è un lavorare più difficile, più a rischio. E invece questo lavoro è stato fatto, è stato fatto egregiamente. Ma ci ritroviamo anche con una grandissima offerta che va in direzioni diverse, diciamo che coglie quindi gusti diversi dello spettatore che si avvicinerà a questa stagione. E io mi auguro che non sia una stagione di nicchia, cioè mi auguro che sia una stagione che raccolga un pubblico vario, perché la centralità del pubblico, non perdere il contatto col pubblico, è quello che oggi è veramente, credo, l'intendimento principale che deve, fermo restando diciamo una linea culturale, una linea rigorosa, che deve proporsi un teatro pubblico, soprattutto in una stagione in cui questa pandemia rischia di aver sfilacciato tutto un lavoro che si era fatto negli anni, sia per recuperare il pubblico del cinema che per recuperare il pubblico del teatro. E io vedo questo come una delle minacce principali, perché la gente si è ridotta a casa a vedere le serie, a vedere tutto quello che può vedere in casa, e questo obiettivamente è un impoverimento della vita pubblica. Ecco. E quindi noi cominceremo con recuperare molte cose, tutto quello che si è potuto recuperare della stagione scorsa, a cominciare dal Piazza degli Eroi che avevo allestito da Thomas Bernard con Renato Carpentieri, Imma Villa, Betty Pedrazzi, Silvia Ielli, Paolo Cresta, Francesco Cutolo, Stefano Iotti, Valeria Lucchetti, Silvia, Enzo Salomone e Vincenzo Pasquariello. Uno spettacolo che è andato in onda su Rai 5, anche molto con successo, ma che ora comincia la sua vita vera, che è quella appunto di incontro col pubblico in tutta Italia e partendo da Napoli. E poi proseguiamo con Blue Moon di Marina Confalone, che è qui e la saluto e poi le darò anche la parola. Uno spettacolo che abbiamo accudito con grande piacere, perché è un artista a cui teniamo moltissimo, e un spettacolo che vede la regia di Francesco Zecca e che ha debuttato al Campania Teatro Festival con grande successo. Poi abbiamo Solaris, tratto dal omonimo romanzo da cui venne fuori un film molto bello di Tarkovsky, con la regia di Andrea De Rosa. Anche questo è uno spettacolo che ha debuttato a Genova, prodotto da noi, e che da noi non è stato possibile presentare. È un spettacolo che vede in scena Federica Rossellini, Giulia Mazzarino, Sandra Toffolatti, Werner Vass, Umberto Orsini in video. E anche questo è un'incursione nella fantascienza che che in qualche modo ci dà anche una chiave del nostro tempo, dell'oggi. Poi avremo un piacevolissimo ritorno al Mercadante, che è Toni Servillo, su testi di Franco Marcoaldi, Il mondo sia lodato, un poema di Franco Marcoaldi che mi sembra molto opportuno. Noi abbiamo dedicato una specie di focus a Franco Marcoaldi, perché io sono convinto che la poesia deve stare in teatro, e Franco Marcoaldi è uno dei nostri più grandi poeti di oggi. E sono due poemi
di taglio completamente diverso. Quello che vedrete tra poco a Pompei, la quinta stagione, che è l'ultimo poema che ha scritto, pubblicato da Einaudi, è interpretato e diretto da Marco Baliani. È un poema che racconta lo smarrimento, che racconta il disorientamento, un po' sull'onda della Terra desolata di Eliot, se posso fare un paragone così importante. Ma sicuramente è veramente un ritorno alla poesia di grande respiro. Quello, Il mondo sia lodato, che è un poemetto di qualche anno fa, è invece, nel segno di San Francesco, un ode di gratitudine al creato e al creatore. E quindi ha un segno completamente diverso che forse apprezzeremo ancora di più nella prossima stagione. E sarà Toni Servillo a officiare questo ritorno della poesia in teatro. Non sarà uno spettacolo, come dire, compiuto, ma è, diciamo, una lettura di poesia che però, avendo un interprete così importante, credo che possa essere un momento, per me è un regalo, perché mi fa piacere che Toni ritorni in questo teatro da cui mancava da molto tempo, e credo che sia solo l'inizio di un rapporto di collaborazione. Poi avremo Il filo di mezzogiorno, che è uno spettacolo di Mario Martone, da un adattamento di Ippolita Di Maio, da Goliarda Sapienza, da questo suo libro dove ricostruisce gli avvenimenti delle sue sedute di psicanalisi con lo psicanalista con cui ebbe una storia d'amore. Il psicanalista si chiamava Ignazio Maiore, e è una vicenda abbastanza incredibile che restituisce tutto il profilo di questa grandissima scrittrice siciliana, che è stata anche attrice, che è stata anche animatrice di lezioni al Centro Sperimentale, una protagonista che forse la letteratura italiana ha tenuto sempre un po' in disparte e sottotono, ma che ora è emersa, soprattutto grazie al successo in altri paesi, come a volte capita, soprattutto in Francia. La Sapienza oggi ritorna ad avere un successo da noi. E questo spettacolo di Mario è uno spettacolo molto bello che abbiamo prodotto e che ha debuttato, non qui purtroppo perché i tempi non ce l'hanno concesso, ma a Roma e poi a Milano, interpretato magistralmente da Donatella Finocchiaro e Roberto De Francesco. Poi avremo lo spettacolo che debutta stasera a Pompei, Il Purgatorio, la notte lava la mente, che è una coproduzione con Campania Teatro Festival, con la compagnia Lombardi Tiezzi, con la Fondazione Teatro Metastasio e con l'Associazione Teatrale Pistoiese. È uno spettacolo che riprende le fila dallo spettacolo che Tiezzi aveva dedicato con Luzzi a Dante, al Purgatorio. È uno spettacolo anche questo a cui teniamo molto, perché credo che questa scelta di cantiche sia particolarmente congeniale a questo momento, cioè si sofferma proprio sui valori dell'amicizia e dell'arte come in qualche modo balsamo della vita e anche rimedio della catastrofe, e quindi mi sembra particolarmente congeniale a questo momento. Poi avremo tra le produzioni, io adesso sto elencando le produzioni, Padri e figli, da Turgenev, che è un progetto a cui anche questo io tengo moltissimo, perché impegna una compagnia di giovani, è il frutto di un lavoro che è cominciato molti anni fa alla scuola di Luca Ronconi in Umbria, è animato da Fausto Russolesi, che è uno dei nostri attori più importanti e anche un regista di grande valore, e coadiuvato nell'adattamento da Fausto Malcovati, ha scelto questo romanzo, che è un romanzo straordinario, e lo ha messo in scena. E anche questo è uno spettacolo che ha debuttato, ma non da noi, ha debuttato già
dai nostri coproduttori che sono l'Emilia Romagna Teatro Fondazione. Poi avremo il Tartufo di Molière di Bellorini. Come vedete, in questa scelta che privilegia il teatro contemporaneo c'è anche qualche classico, e Bellorini è un regista anche lui di valore che però qui guida una compagnia di attori italiani, di cui citerei Federico Vanni, Gigio Alberti, Teresa Saponangelo che è qui con noi, Betty Pedrazzi, Ruggero Dondi, Daria D'Antonio, Angela De Matteo, Francesca De Nicolais, Luca Iervolino, Giampiero Schiano, Jules Garraud. Poi avremo Pupo di Zucchero, che è lo spettacolo che debutterà poi a Pompei. Come è stato detto dal Presidente, noi abbiamo pensato, come dire, come transizione con questa riapertura al chiuso, di fare una grande festival a Pompei, che per un anno non è un festival dedicato ad autori e a testi classici. Io soffrivo molto quando ho fatto il direttore dell'Istituto del Dramma Antico della impossibilità di sconfinare nel contemporaneo, perché ritengo che invece sia molto suggestivo e interessante che quelle pietre in cui è nato il senso del teatro convivano con domande che riguardano l'oggi. Quindi mi sono sempre chiesto perché non si debba fare, e qui a Pompei l'abbiamo fatto, perché questo festival, praticamente, a parte il testo di Cappuccio Resurrexit Cassandra, non ha un vero legame con personaggi del mito o del teatro classico. Sono tutti, appunto, o teatro contemporaneo o testi contemporanei che in qualche modo raccontano il problema dell'uomo oggi. E poi avremo tutto la produzione che avevamo immaginato per il San Ferdinando. E come sapete, noi abbiamo un po' scompaginato le carte e il San Ferdinando non ha unicamente la funzione di raccontare una drammaturgia legata a Napoli. E quindi troveremo, cioè, è un teatro che sta alla pari con Mercadante per me, e quindi dobbiamo utilizzarlo in modo molto libero. Cominciamo con Hospes Itis, che è una drammaturgia di Fabio Pisano, che è qui con noi, messa in scena da Davide Iodice. È uno spettacolo che io ho visto, di cui ho visto, diciamo, un primo compimento anche lì al chiuso, quindi solo per, senza il pubblico, e che mi sembra molto doloroso, emozionante, proprio perché veramente entra nel cuore delle problematiche che abbiamo vissuto in questi mesi, ma poi ce ne parleranno loro stessi. Poi abbiamo la ripresa di Tavola Tavola Chiodo Chiodo, di cui avevamo potuto fare solo qualche recita, che è tratto da Edoardo, dall'Edoardo privato dei Carteggi, ed è un progetto di Lino Musella e Tommaso De Filippo. E poi avremo il Resurrexit Cassandra, che è già andato in scena a Pompei con Sonia Bergamasco, di Ruggero Cappuccio, un testo che ha avuto molto successo a Pompei e con una grandissima interprete, Sonia Bergamasco, la regia di Ian Fabre, un grande regista visionario, e è un testo che ci propone, come dire, una rilettura della profetessa, e direi quasi come avvertimento su questo potere di autoinganno che abbiamo noi nell'affidarci alla profezia o nel non affidarci alla profezia. Poi abbiamo un nuovo progetto che recupera un testo molto interessante di Armando Curcio, A che servono questi quattrini, con la regia di Andrea Renzi, che vedrà in scena Giovanni Esposito, Valerio Santoro, Gennaro Di Biase, Teresa Saponangelo, ed è una produzione nostra con la Pirandelliana. Poi abbiamo un autore di culto, David Foster Wallace. Io lo amo molto, ma è un autore, come dire, ormai consacrato a essere un classico.
qui con la regia e la drammaturgia di Daniel Veronese, di cui avremo poi un contributo video, è un regista molto importante che ospitiamo molto volentieri e produciamo questo spettacolo insieme a altri teatri, e che avrà come protagonista Lino Musella e Paolo Mazzarelli. Poi avremo L'ombra di Totò, che è una rilettura di questo personaggio nell'adattamento e regia di Stefano Reali, di Emilia Costantino. E questo è, e poi ancora abbiamo La pazza di Chaillot, che è uno spettacolo che avremmo dovuto presentare l'anno scorso con la regia di Franco Però, da Giraudoux, nell'adattamento di Letizia Russo. Il complice di Dürrenmatt, un bellissimo testo di Dürrenmatt che metterà in scena Renato Carpentieri, con Renato Carpentieri, Salvatore D'Onofrio, Valeria Lucchetti, Giovanni Moschella e altri attori che ancora non sono stati scelti, ed è una nostra produzione. E poi avremo un focus che comincia in questa stagione ma si prolungherà poi negli altri anni, ed è inteso a recuperare questi testi inediti che ha lasciato una delle grandi scrittrici di Napoli, Fabrizia Ramondino, scrittrice di cui secondo me si è perso un po' la traccia, ma che ha secondo me un posto centrale nella letteratura italiana contemporanea. Io questi testi li ho letti, li ho trovati molto interessanti, e in parte sono inediti perché di quelli edito c'è soltanto il testo che aveva presentato Mario Martone anni fa, Terremoto tra madre e figlia. E cominceremo con Arturo Cirillo, Villino bifamiliare, con Sabrina Scuccimarra, Valentina Picello, lo stesso Arturo Cirillo, Rosario Giglio, Roberto Capasso, Francesca Roccasecca. E questo è per me un progetto molto importante. E poi ovviamente, non ultimo, avremo il progetto Arrevuoto, che quest'anno è stato completamente impossibile presentarlo, ma che potremo finalmente presentare, che come sapete dall'anno scorso rivede coinvolto, oltre a Maurizio Braucci, anche Armando Punzo. Mi è sembrato importante che ci fosse un esito di teatro forte a questo laboratorio, che non ci fosse soltanto l'aspetto puramente laboratoriale, che di per sé è un valore, ma che ci fosse anche un esito di teatro presentabile al pubblico in maniera molto precisa. E quindi anche questo è un aspetto molto importante. Bene, io direi che possiamo passare ai contributi video che erano previsti. Salve, sono molto contento che per la prossima stagione teatrale del Teatro di Napoli inizierà questo percorso sulla drammaturgia contemporanea ed inedita di Fabrizia Ramondino, che è stata una grande scrittrice non soltanto napoletana e che per qualche anno si è dilettata a scrivere per il teatro anche un po' sotto l'influenza del suo grande amore verso Thomas Bernhard. Villino bifamiliare è una storia in cui Fabrizia, secondo me, in qualche modo si diverte anche a mettere in gioco anche certe sue antiche passioni politiche, sicuramente rapporto anche con la Germania, visto che una delle due coppie protagoniste è una realtà, è un ex dirigente di un ex, insomma, importante partito e paese dell'est sovietico. Ci sono anche dei riferimenti anche alla politica italiana, ma soprattutto, diciamo, c'è abbastanza questo guizzo nel riuscire a giocare con le parole, a divertirsi a giocare con le parole, e anche, soprattutto secondo me, per quanto riguarda le due figure dei personaggi femminili, che poi saranno Valentina Picello e Sabrina Scuccimarra, si nota, insomma, quella capacità fortissima che la Ramondino, Fabrizia, aveva
di introspezione, insomma, di indagine dentro a delle problematiche molto, insomma, legate al femminile, alla maternità o alla non maternità, alla vecchiaia, all'invecchiamento. E quindi, insomma, sono molto contento di fare parte di questa stagione e di farne parte soprattutto con un testo di Fabrizia. La biche, un atonico che dentro, secondo me, ha tutte le possibilità di fare del teatro, del buon teatro, perché da una parte ci sono gli strati di comicità, dalla più tradizionale a quella anche più raffinata, surreale quasi, però c'è anche un'inquietudine, una modernità forte, perché dentro questa borghesia c'è, pur di difendere la propria onorabilità, una parte nera, violenta, tanto che ci sono state delle edizioni quasi espressioniste. E poi si può dire che oggi il fatto che il protagonista, che farà Massimo D'Apporto, si sveglia e non sa più chi è e ha perso la sua identità, è un po' quello che può succederci a noi in questo momento, anche se vogliamo fare quello che si chiama la ripartenza. La ripartenza, ma come siamo noi? Che cosa siamo diventati? Allora, il piacere di una bella compagnia, Massimo D'Apporto, che ho visto qui sublime recitare, Susanna Marcomeni, Fassari, che sono felice di ritrovare perché l'ho visto fare dei Pasolini meravigliosi, e Brandi, che è un attore cresciuto con noi, Andrea Soffiantini, insomma una bella compagnia, spero una bella regia, una scena di una grande come la Palli, le musiche di Alessandro Lidi. Allora, dei professionisti si mettono insieme in questo momento, perché lo faranno con gioia di stare insieme, di lavorare insieme, che è la stessa gioia che metteremo noi, penso, sarà quella che vogliamo che provi il pubblico che ci vede. Ecco, io credo un'operazione intrigante, divertente e particolare, non delle più banali, anzi, forse, diciamo, io ho molta voglia di farlo e voi sarete felici di vederlo. Hola, buenos días, soy Daniel Veronese, soy director de la obra Encuentros breves con hombres repulsivos, que es una versión teatral de un texto literario de David Foster Wallace, Entrevistas breves con hombres repulsivos. Y como su nombre lo indica, es una serie de encuentros, de conversaciones entre dos personas, entre un hombre y una mujer, pero por sobre todo, el material intenta señalar un tipo de comportamiento mayormente masculino, violento, que en general es aceptado sin muchas consecuencias, o por lo menos lo era aceptado hasta hace unos años atrás. Digo aceptado como algo natural, como una parte más normalizada de las prácticas sociales. Entonces, este dispositivo, esta obra que armamos, intentaría, si es que se puede, poner de manifiesto estos costados perversos del comportamiento humano, señalarlos, hacerlos de alguna manera visibles, para permitir que nos sintamos in algún lugar identificados. Buongiorno a tutti, mi dispiace non essere oggi con voi a Napoli, ma sono molto felice che la mia metamorfosi, il mio spettacolo Metamorfosi, non proprio la mia metamorfosi personale, possa venire nel vostro teatro. È uno spettacolo che è nato in tempo di Covid, ed è stato scelto quel testo proprio per i tempi che corrono e che correvano, cioè uno spettacolo in cui non era indispensabile per gli attori un contatto fisico, anzi, diciamo che essendo l'animale anche a suo dire ripugnante, era veramente sconsigliabile un contatto fisico con Gregor Samsa. E nello stesso tempo diciamo che il racconto
di isolamento, di progressivo allontanamento dal mondo di Gregorio, mi sembrava molto pertinente col periodo di isolamento e di separazione dalla collettività che abbiamo vissuto e che rischiamo di continuare a vivere. E detto questo, ci sono tanti elementi che poi, secondo me, rendono questo spettacolo in qualche modo molto vicino al nostro tempo e al nostro presente. Cioè, prima di tutto, il racconto di questa trasformazione, che in realtà è una trasformazione prima di tutto mentale. L'animale per Kafka non è rappresentabile, in realtà l'animale è un oggetto mentale, è qualcosa, è come Gregorio viene Gregor, viene visto dalla sua famiglia e come lui si sente da un certo punto in poi. È un viaggio attraverso una malattia profonda, psichica e sociale e profondamente legata al lavoro, che è la depressione. È un viaggio nell'inferno della depressione e nel progressivo autoannullamento, con tutta una serie di momenti più euforici, momenti di terribile sconfitta. È un percorso tragico, è una tragedia moderna in cui contemporaneamente vive il protagonista, che è destinato a uno scacco finale ed è vissuta anche dal resto del mondo, che in questo caso è un mondo abbastanza piccolo. Il resto del mondo è la sua famiglia, questa costellazione familiare che assume delle proporzioni gigantesche per Gregorio, anche perché lui progressivamente diventa sempre più piccolo. E in questo viaggio, appunto, che lo porterà a diventare sempre più piccolo e insignificante, finché alla fine, per sbarazzarsi di lui, basta una scopa e una serva volenterosa. Ho scelto di mantenere molto spesso la terza persona e il passato, cioè di rimanere nelle battute dei personaggi sul racconto di Kafka, mantenere esattamente la stessa scrittura, anche se c'è una drammaturgia molto accurata e molto profonda, ma questo consente di mantenere anche una tensione in cui c'è il personaggio che è sempre presente ma invisibile, cioè colui che regge la penna, che è appunto Franz Kafka, per cui la scrittura era un atto terribile e nello stesso tempo salvifico, in questa alternanza, no? Di possibilità di uscire fuori dalla quotidianità attraverso la scrittura. Kafka è uno scrittore tragico che però riesce attraverso l'ironia e la comicità molto spesso a infrangere questa superficie liscia della quotidianità del nostro mondo moderno e anche contemporaneo. C'è sempre uno sfondo comico in tutte le situazioni, anche quelle più terribili. Ringrazio veramente tutti gli attori con cui ho lavorato per il magnifico lavoro di gruppo che abbiamo fatto. Grazie e grazie a tutti voi. Ciao a tutti amici del Teatro di Napoli, io sono Giuliano Scarpinato e registro questo video per presentarvi il mio nuovo spettacolo, Favola Personale, che sarà in stagione l'anno prossimo. E, Favola Personale vuole essere un libero omaggio al cinema di Yorgos Lanthimos, regista e sceneggiatore greco che sicuramente conoscerete per film come The Lobster o La Favorita e che da anni mi strega con il suo realismo magico, i suoi mondi alla rovescia, i suoi personaggi costantemente impegnati nel tentativo di sentire qualcosa in una società sempre più anestetizzata e piena di nuovi tabù.
Ho voluto appunto omaggiarlo con uno spettacolo diviso in tre atti, tre momenti, ciascuno dei quali ispirati a un film di Lanthimos nell'ordine Chinetta, Alpis e The Lobster, e uniti da un fil rouge che è quello della richiesta di senso che spesso rivolgiamo al sentimento dell'amore. Un sentimento che però nella sua ineffabilità molto raramente riesce ad esaudire questa richiesta, lasciandoci spesso invece manchevoli, interrotti in una adolescenza che da momento biologico diventa un vero e proprio paesaggio della mente. Il percorso dei tre atti è ascensionale, diciamo, incontreremo nei primi due alcuni degli inabili all'amore che poi ritroveremo nel terzo atto in questo hotel Ovidio, questa sorta di bizzarro hotel o sanatorio in cui si presuppone riescano finalmente a realizzare una vita di coppia. Ci riusciranno? Non lo so, non lo so nemmeno io ancora, lo scopriamo insieme l'anno prossimo. E vi invito a teatro e sono felicissimo di poter di nuovo pronunciare queste parole. Ciao a tutti! Un saluto a tutti, sono Davide Livermore, direttore del Teatro Nazionale di Genova e regista di Grounded. Con grande gioia che vi mando i miei saluti, con grande gioia che presento Grounded, testo magnifico, scritto nel 2013 da George Brandt, che abbiamo messo in scena nella precedente stagione a Genova. Abbiamo una grande interprete e un grande tema. Una grande interprete è Linda Gennari, un tema è il tema della guerra, uno dice l'abbiamo già sentito. Il problema è che questa guerra, la guerra di questi anni, di oggi, di domani, ecco, di questo non se ne sa nulla. È la guerra invisibile che sta attraversando il nostro pianeta. E di questo è molto interessante poterne parlare attraverso questo testo che ha veramente sconvolto l'opinione pubblica del mondo anglo-americano. Ma sono altrettanto felice del fatto che sì, abbiamo un grande spettacolo, ma abbiamo comunque con il teatro di Napoli, tra Genova e Napoli, una grande collaborazione. Una collaborazione che è nata pochi mesi fa con un testo importantissimo come Solaris e questo filone per noi magnifico che è quello della fantascienza. Andrea De Rosa ha fatto un grande spettacolo e è felice di aver coprodotto con il Teatro di Napoli. Insomma, questa è la seconda volta che in qualche modo le nostre strade produttive o di ospitalità si intrecciano. Evviva, andiamo avanti perché il teatro pubblico possa essere presente in maniera efficace, struggente, appassionante nei nostri territori. Napoli è una città incredibile, straordinaria, lo è anche Genova, sono due grandi città di teatro e che insieme possano fare delle cose importanti. Perché accanto a quello che vi ho annunziato c'è un'importantissima sezione dedicata alle ospitalità. E tutti i spettacoli importanti sia per i testi che per i registi che per gli interpreti. E partirei da Casa di Bambola di Ibsen, regia di Filippo Dini, che è una produzione del Teatro Stabile di Torino e del Stabile di Bolzano, che sarà qui al Teatro Mercadante. Poi si va alla Vita davanti a sé, uno dei grandi romanzi del Novecento, di questo grandissimo scrittore che amava gli pseudonimi, Romain Gary, che si è firmato anche come Émile Ajar, personaggio incredibile. E qui c'è una riduzione regia di Silvio Orlando, uno dei nostri attori più importanti e anche dei più amati. E Silvio è qui e poi ce ne parlerà. È una produzione Cardellino. Poi abbiamo uno spettacolo che è veramente una chicca, Pour un oui ou pour un non, di Nathalie Sarraute, con la regia di Pierluigi Pizzi, Umberto Orsini e Franco Barcialoni, interpreti. Produzione del Centro Teatrale Bresciano, della Compagnia Orsini e del Teatro degli Incamminati.
Poi, come avete visto, la splendida André Ruth Chammà ci ha parlato del delitto di Via dell'Orsina da La Biche, un testo molto divertente, produzione del Teatro Franco Parenti. Avete sentito Giorgio Barberio Corsetti sulle Kafka e I Grounded di David Livermore. E poi abbiamo le ospitalità del San Ferdinando, Occhi gettati di Moscato, e Compagnia Teatrale del Moscato e Casa del Contemporaneo, di cui avevamo già parlato anche l'anno scorso, perché Ditegli sempre di sì, lo spettacolo che io ho dedicato a questo meraviglioso testo di Edoardo con la compagnia di Luca De Filippo, Carolina Rosi, Gianfrice Imparato, Edoardo Sorgente, Massimo De Matteo, Federica Altamura, Andrea Cioffi, Nicola Dipinto, Paola Fulciniti, Viola Forestiero, Vincenzo D'Amato, Gianni Canavacciuolo, Boris De Paolo. Mi fa piacere citarli tutti perché sono queste compagnie, e metto nel novero anche la compagnia di Silvio, ma ce ne sono altre, la compagnia di Glauco Mari, la compagnia di Orsini, vivono in questo momento una particolare difficoltà, perché questa situazione della pandemia certamente mette a rischio questo patrimonio enorme che deriva dalle compagnie private. Poi abbiamo appunto quel Favola personale, che è la presenza di un giovanissimo regista, Giuliano Scarpinato, che mi fa piacere perché conosco esso e conosco il suo valore, che presenta una drammaturgia totalmente inedita per il teatro, che è quella del cineasta Yorgos Lanthimos. E con questo abbiamo definito tutto lo spettro di questa stagione, che davvero è una stagione, come potete capire, di grande respiro, e che spero possa incontrare appunto una varietà di pubblico che è pari alla varietà di proposte che vi è contenuta. Adesso io darò la parola di nuovo al Presidente. Io vorrei chiedere all'Assessore alla Cultura del Comune di Napoli, onorevole Palmieri, di portare il suo saluto, se ritiene. Consentitemi nel frattempo anche un piccolo ringraziamento interno a nome mio del Consiglio di Amministrazione all'elemento di continuità storica del teatro Mimmo Basso, che utilizzerei anche per ringraziare tutti quelli che nei vari ruoli lavorano per il Teatro di Napoli, e a nome mio e del Consiglio di Amministrazione e anche dei consiglieri presenti. Prego, Assessore. Ringrazio il Direttore e il Presidente del gentile invito, e naturalmente non posso che portare il saluto dell'amministrazione del Sindaco Luigi De Magistris a questo momento, che è particolarmente importante. Mentre ascoltavo e vedevo scorrere il video, mi scuso per il ritardo, ma ho perso la metropolitana, voi sapete che significa poi tardare di mezz'ora netta, diciamo. Comunque, mentre guardavo le immagini, pensavo esattamente questa cosa concatenata. La pandemia ha colpito tutti, ha colpito tutte le classi sociali, tutti i paesi sviluppati e meno sviluppati, non ha fatto sconti a nessuno. Nell'ambito però del suo non fare sconti, ha colpito in modo particolare cultura, istruzione e turismo, che sono le deleghe che in questo momento io rivesto come amministrazione. Ancora nell'ambito della cultura, dell'istruzione e del turismo, ha colpito particolarmente il teatro, le compagnie teatrali, le produzioni che si reggono sulla possibilità fisica delle persone di muoversi e di venire in posti come questo, posti meravigliosi come questo. E in più nell'ambito delle città d'arte, cultura e turismo, che in qualche modo hanno teatri belli come questi, ha colpito in modo particolare Napoli, che aveva fondato la propria valorizzazione, in qualche modo anche la propria consapevolezza di sé negli ultimi anni, sulla promozione culturale, sulla promozione artistica e sulla bellezza, su questi sviluppi, e lo aveva fondato. Devo dire, al di là del fatto che questa cosa mi addolora ogni volta che la penso, perché è una cosa alla quale ho fortemente partecipato sul versante dell'istruzione, attraverso modi di partecipazione collettiva sempre più allargati, e questo è quello che in questi due anni Napoli ha perso, cioè si è trovata azzerata all'indietro. I problemi di sempre c'erano prima e ci saranno anche domani, non c'è una bacchetta magica. Allora mi veniva in mente, mentre vedevo scorrere i titoli, anche che ne so, il titolo legato a Fabrizio Ramondino, a cui pochi giorni fa abbiamo
destinato una targa, una strada, ottenendo purtroppo che, come dire, che quella Napoli oscura, che la cultura invece, come dire, stava vincendo, dopo due giorni la distruggesse. L'abbiamo ripristinata e contiamo che nessuno la distrugga più, ma la ripristineremo ancora. Pensavo che alle città invisibili, no? Quando Calvino, che è uno dei miei maestri, diciamo, di cultura letteraria, fa dire al Kublai Khan e a Marco Polo che quando sei dentro all'inferno non devi pensare a quello, ma a quello che inferno non è. E lì ti devi riconoscere, è quello ciò che devi seguire, ciò che inferno non è. Io pensavo, guardavo i titoli e dicevo, ecco che cos'è, no, che cosa non è inferno. Ciò che non è inferno è ciò da cui Napoli riparte, da cui la cultura rinasce. E di fronte alla domanda, anche interessante, su che cosa siamo diventati, e quindi che ti viene dalle Metamorfosi o dal testo di Labisci, io penso che la risposta sia insita nella programmazione, nell'ambizione che voi state rappresentando adesso, cioè l'ambizione di un teatro che non si ferma, addirittura che raddoppia, che duplica il proprio sforzo, che ha bisogno della responsabilità di tutti, perché i veri profondi problemi delle metropoli non li si risolve sicuramente con la bacchetta magica, che ne dicano, ma questo invece è la risposta che in questi anni la città, tramite il suo teatro stabile, ha dato, e questa è la risposta migliore che può continuare a dare. Di questo siamo sicuri, sono sicura, e vi faccio veramente i miei complimenti e i miei più grandi auguri. Bene, io adesso approfitterei della presenza di molti artisti e vorrei chiedere un brevissimo saluto, visto che sono qui, e comincerei da Marina Confalone. Ecco, sta venendo un microfono, Marina. Però sali qua. Ti devo dare un bacio. Un bacio. Io quando ero una ragazzina che desiderava fare l'attrice, avevo nella mia stanza una stampa che raffigurava il prospetto di questo teatro. Questa immagine del Teatro Mercadante mi ha accompagnato veramente per tantissimi anni. Non so come fosse capitata quell'immagine nella mia cameretta di ragazza, però mi sembra molto significativo che quest'anno riesco a portare qui un mio spettacolo. Blue Moon è un testo che mi è costato moltissima fatica e ha la peculiarità proprio, la prerogativa di non accontentarmi mai, potrei continuare a scriverlo ancora per anni, però devo registrare i primi contatti col pubblico, che sono state le prove aperte qui e le due repliche al Campania Teatro Festival, che essendo basato anche su esperienze mie personali, credo che il pubblico ne colga molto l'autenticità, cioè sente che c'è qualche cosa di sincero e interessante anche per il pubblico. Ringrazio il Teatro Stabile nella persona di Roberto Andò per questa possibilità e per questo progetto a cui abbiamo lavorato con la regia di Francesco Zecca, con Giovanni Scotti e Lello Giulivo in scena con me. Grazie Marina. E adesso chiederei a Silvio Orlando di dirci qualcosa. Silvio Orlando,
a cui ci lega, a cui mi lega una grande amicizia, ma a cui ci lega anche un progetto in divenire, di cui ora è inutile dire qualcosa. Vabbè, una cosa, lasciatemi raccontare un'emozione personale. Erano 19 anni che non mettevo piede in questo teatro, e, insomma, sì, come spettatore, ma ovviamente anche come, diciamo, attore. Non so di che cosa mi fossi macchiato di colpa così grave questi 19 anni per cose molto più lievi. La gente esce di carcere anche dopo un omicidio, insomma, quindi viene perdonata, aver fatto qualche cosa di molto grave, insomma, 19 anni fa. Per cui sono molto contento che Roberto mi abbia invitato, e quindi porteremo questo romanzo di Romain Gary, una riduzione che ho fatto io, che è un progetto che è partito nel 17, e poi siamo andati in scena l'anno scorso al Teatro Festival di Napoli. E quindi poi dovevamo fare una stagione quest'inverno, ovviamente è saltato tutto, e c'è sempre questo inizio che non inizia mai. Per cui non so se dire verremo, forse è meglio dire forse ci sarà qualcosa che succederà, perché ogni volta che annunciamo qualcosa si blocca di nuovo tutto. Quindi io penso che la voglia di ritornare, di contagiarci però con le cose belle, sia proprio un sentimento molto diffuso in questo momento, contagiarci con le cose belle, cioè il pensiero, le risate, la voglia di vivere, quella vibrazione particolare che solo un teatro ti può dare quando scatta qualcosa. Non capita spessissimo, ma quando capita solo al teatro si può avere. Quindi sono felice di farlo con questo romanzo di Romain Gary, che va un po' risarcito secondo me, perché purtroppo abbiamo avuto un po' delle incursioni del cinema che l'hanno un po' appiattito sul dato realistico e sociologico, insomma, che pure c'è dentro il romanzo. C'è la convivenza di varie razze, multietniche, insomma, in un quartiere difficile come era quello di Belleville negli anni 70, però poi la dimensione fantastica solo il teatro la può restituire a questo magnifico romanzo, il punto di vista di un bambino di 10 anni che guarda il mondo, insomma, tutto per la prima volta. Quindi attraverso lui riusciamo a riscoprire il valore dei rapporti umani, soprattutto col femminile, forse. Sono due i personaggi principali, Madame Rosat, che è questa improbabile madre che lui si sceglie, e Nadine, che è una giovane donna che lo aiuta a uscire fuori dalla sua precarietà, insomma. Quindi questi due elementi sono il punto su cui mi sono focalizzato per la riduzione. E non vedo l'ora di farvelo vedere, insomma, speriamo che capiterà il più presto possibile. Grazie. Grazie, grazie Silvio. Adesso chiederei di intervenire ad Andrea Renzi. Grazie. Buongiorno a tutti, sono anch'io, insomma, piuttosto emozionato e felice, credo che sì. Per fare prima, guardi, lei lo può sentire lo stesso, non si deve per forza girare. Ah, deve fare le fotografie. Allora, Andrea, ti posso pregare di volentieri, insomma. È un atto che si fa con piacere. Certo. Buongiorno, buongiorno. Ecco. No, sono anch'io molto emozionato e felice, insomma, e immerso, credo, come tutti noi, in questo, appunto, desiderio di ricominciare, di ripartire. E come diceva Silvio, sono totalmente d'accordo con lui, insomma, c'è molto caos, c'è molta confusione, insomma, quindi, come dire, incrociamo le dita per tutti questi magnifici appuntamenti. E, mi è stato proposto da Valerio Santoro, direttore della compagnia La Pirandelliana, e abbiamo parlato
con Roberto questo progetto, che devo essere sincero, è un testo che non appartiene direttamente in maniera, diciamo, naturalissima al mio percorso, ma è un testo che ha un pregio enorme, secondo me, nella sua schiettezza, nel mettere, diciamo, al centro di una commedia farsesca, paradossale, il tema del denaro. E il protagonista, come dichiara in maniera appunto molto quasi rozza il titolo della commedia, ne vuole sconfessare l'utilità e anzi appunto sostiene sia il denaro che il lavoro come qualcosa di dannoso. E questo è un primo punto, voglio dire, che capovolge totalmente quello che è il nostro modo di vivere, e che ogni lettore di questa commedia giustamente dice: ma che tema di grande attualità. Ma la cosa che mi appassiona rispetto al momento che stiamo vivendo è soprattutto quello di scommettere sulla compagnia degli attori, cioè scommettere su una compagnia di attori che in maniera semplice, rozza, nel senso che Brooke dava a questo termine, cerca di recuperare per sé e per gli spettatori il senso del gioco e il senso della festa e dell'invenzione teatrale condivisa, fortemente, diciamo, a proscenio tra attori e pubblico. Questa è la scommessa principale: capire se la forza della compagnia che per prima ha messo in scena questo testo, la compagnia dei De Filippo, ci trascina ancora verso la necessità di questo incontro emozionato, divertito, gioioso, di questo gioco che, come diceva Silvio, anche qui sono d'accordo con lui, non sempre ci riesce di scatenare, ma ce la metteremo tutta per scatenare questo incontro tra attori e spettatori. Grazie. E io adesso pregherei Angelo Curti di intervenire. Non sono particolarmente fotogenico, quindi parlo da questo lato. Sì, da quando Roberto è arrivato al Mercadante, Tony Servillo ha avvertito il desiderio di tornarvi, e diciamo, il mediatore culturale di questa esperienza è in questo caso un autore, un poeta, ovvero Franco Marco Aldi. Questo spettacolo è stato annunciato in diverse forme, questa è la terza volta. Speriamo che a fine novembre, a dicembre si riesca a... Sarà, per quello che ne so, per Tony credo che veda ancora molto lontano il suo ritorno su un palco in un teatro, perché so che il suo primo desiderio è quello di vedere la sala piena. Mi ha detto più volte che non riesce a concepire un teatro fatto con il pubblico distanziato e con le mascherine. Dobbiamo auspicare che per la fine di quest'anno si possa ritornare ad avere un teatro pieno. E anche in questo caso l'incontro sarà tenendo presente gli elementi principali del teatro, cioè il testo, un poeta autore e un attore che cercherà di trasmettere le parole, le idee che sono dietro le parole nella maniera più semplice possibile, non spettacolo ma comunicazione fra persone vive sul palco e persone altrettanto vive in platea. Poi il teatro siete voi, mi sembra una bella dichiarazione, sapendo che poi questo voi si trasforma in noi, nello scambio che c'è e ci deve essere fra il pubblico
e gli artisti sul palco. Grazie. Grazie Angelo. Adesso io pregherei di intervenire ai produttori presenti dello spettacolo Purgatorio di Tiezzi, quindi Saverio Barzanti dell'Associazione Teatrale Pistoiese e Franco D'Ippolito, direttore del Metastasio. Chi vuole intervenire? Franco. Grazie Roberto, grazie al Teatro di Napoli per aver voluto condividere con noi questa avventura del Purgatorio che abbiamo prodotto insieme a Pistoia e agli altri partner e che debutterà questa sera. E si tratta per Federico Tiezzi di tornare a uno dei tre capitoli della trilogia di 15 anni fa, di 30 anni fa, tendevo a dimezzare i tempi, di 30 anni fa, e come diceva appunto il direttore Andò nella presentazione, la scelta di riproporre fra le tre cantiche quella del Purgatorio nasce soprattutto perché in quella cantica Federico ha sentito forte vibrare la speranza, e la speranza di un futuro migliore, e quindi ha deciso che forse era giusto adesso, in questo momento, mandare un segnale di speranza attraverso il sommo poeta e sperare tutti insieme. Da stasera quella speranza comincerà a vivere e sarà poi in stagione in diversi teatri italiani. Grazie Napoli. Grazie, grazie a voi, grazie. E adesso chiederei a Fausto Russo Alesi di intervenire. E lui merita fotografia. Così fotogenico, ma vengo qui volentieri perché non ci salgo da molto tempo, per cui sono... Grazie. Sono veramente felice di essere qui e grazie per sostenere questo spettacolo che è un progetto che, come dicevi prima, nasce molto tempo fa e ci tengo proprio a dire che è un lungo viaggio e che ancora, diciamo, non ha incontrato veramente il pubblico, e quindi io non vedo l'ora che lo faccia. È un romanzo, appunto, quindi il lavoro è stato anche quello di cercare di capire se teatralmente aveva forza. È un romanzo meraviglioso, Padre e Figli di Turgenev, e Turgenev lo abbiamo sentito diciamo negli anni adesso, perché è un lavoro che nasce nel 2016, per cui è che ancora oggi non ha visto veramente la luce, l'incontro col pubblico, perché poi nel momento in cui ha la sua forza teatrale, nel momento in cui vive insieme al pubblico. E mi sembra che sia un testo che parla molto di noi, un romanzo che ci mette in discussione, è un romanzo che parla di scontro tra generazioni, tra classi sociali, e mi sembra che il bisogno di ascolto che abbiamo oggi, il bisogno di confrontarci, di costruire insieme. Questo Turgenev
cerca di farlo e cerca di farlo nella problematicità, perché appunto non dà risposte. È un romanzo che pone tantissime domande. La principale che ha guidato me, Fausto Malcovati, che ho la fortuna di avere insieme a me, di aver avuto insieme a me durante tutto il percorso, e sarà anche in scena, è un autore in scena, è un autore che pone domande e che non ha delle risposte, e che si cala in ogni personaggio, e ogni personaggio è un modo di stare al mondo. È proprio questo bisogno di ascolto, questo bisogno di capire l'altro, di capire chi sei attraverso l'altro. Penso che questo sia necessario sempre, sono domande universali, e questo romanzo credo che possa fare un bel viaggio a noi e al pubblico, e vedremo quando andremo in scena. Intanto veramente volevo ringraziare il Teatro di Napoli, Roberto Andò, l'ERT, Teatro Emilia Romagna Teatro, il Centro Teatrale Santa Cristina, da cui parte il progetto, perché non è scontato, ecco, che un percorso di questo tipo, attori giovanissimi che sono alla ricerca di, come tutti noi, di un futuro, che domandano un futuro, possano, 13 attori in scena in questo momento, è una grande sfida, quindi veramente grazie. Grazie a te Fausto. E adesso Davide Iodice e Fabio, se vogliono dire. Buongiorno, questa è una cosa totalmente inaspettata, quindi dirò sicuramente qualche castroneria. Niente, in primis grazie al Teatro di Napoli, per me insomma, che sono ancora nel novero dei giovani, almeno anagraficamente, è molto importante aver ricevuto l'attenzione del teatro stabile della mia città, nelle persone del direttore, di Stefania Maraucci, di Mimmo Basso, di Marzia D'Alesio, di tutti, perché veramente è un lavoro meraviglioso. Hospes Hospitis è un testo che ho scritto, giuro, molto prima della pandemia, quindi non c'è purtroppo una risonanza con quello che abbiamo vissuto, ma è un testo che vuole raccontare delle strutture che in Italia sono molto presenti, che sono questi hospis, si chiamano, che sono questi luoghi in cui si va a finire la propria vita, nel fisico ben tenuti, magari meno ben tenuti nell'anima, e sono un po', secondo me, controcorrente rispetto a quello che accade nel mondo, dove invece ci sono delle strutture che la vita te la interrompono su una specifica volontà. Ma non vuole essere questo, vuole essere però un inno a chi diventa malattia. Infatti i personaggi, i malati, hanno il nome delle proprie malattie, ma sono molto più vitali invece di chi esegue dei compiti in queste strutture, e quindi è un racconto un po' che sovverte un po' le regole che siamo stati poi abituati a vedere in quest'anno in maniera veramente continua e forse anche un po' eccessiva. Io passo la parola al regista e grazie ancora. Insomma, più che mai in questo momento il teatro per me deve sostituire queste DP, deve diventare un DP, dispositivo di partecipazione e incontro, è l'acronimo che mi sono inventato per pensare che possa
di nuovo essere questo il teatro. Deve diventare sempre più un dispositivo di partecipazione, incontro sociale e un dispositivo catartico. Quindi con questa intenzione ho lavorato, insomma, ho messo mano in questa malattia. Una compagnia molto numerosa, anche noi, 13 o 14 attori che scelti, incontrati con delle selezioni alle quali hanno partecipato, hanno mandato candidature più di 1000 tra attrici e attori, e questo dice appunto anche di una necessità, insomma, di produrre, secondo me, questo, appunto, ringrazio veramente in maniera autentica e sincera il Teatro Nazionale per questo, perché secondo me è proprio il momento di produrre delle comunità, cioè il momento di fare dei numeri grandissimi, cioè di produrre spettacoli con moltissimi attori, moltissimi tecnici, moltissime competenze. L'aspetto tecnico anche di Hospes è molto forte, c'è stata una grande condivisione con tutte le maestranze, e quindi ci prepariamo ad ottobre a questo incontro che io mi auguro possa essere, anche se per un'ora, 20, 30, quello che è, catartico per queste due comunità di artisti e la società che si riabbracciano, insomma, o tendono l'uno verso l'altro dopo tempo. Grazie. Grazie Davide, grazie. E adesso, ultimo ma non ultimo, Renato Carpentieri, a cui io vorrei chiedere anche di parlare, oltre del suo complice, del nostro Bernard, perché l'altra volta ne abbiamo parlato prima di farlo. Ora che lo abbiamo fatto, anche se non col pubblico, con un pubblico virtuale, è bene forse dire qualcosina, non ho detto nulla, ma insomma ricordare un po' il senso di questa esperienza. Allora, prima di tutto io devo ringraziare il Teatro di Napoli, ma anche e soprattutto Roberto Andò. E se voi direte, perché io ormai ho poca energia, per cui siamo così, e saranno 20 anni uno, 15 anni un altro, forse di più, 25 un altro, che volevo affrontare certi spettacoli e certi personaggi. Ed ecco che, cioè, faccio La Tempesta con Roberto Andò, poi faccio Piazza degli Eroi, cioè tutta roba, come dire, che erano, cioè, sogni miei, e in questo caso faccio un piccolo sogno mio, che è questo Dürrematt, questo Il Complice. Allora, vediamo, seconda cosa. Io trovo che questo Bernard sia strepitoso, cioè che che la sua scrittura e la sua questa messiscena dia la come dire, non è priva di potenza rispetto al pubblico. E cioè, per me è stata una cosa anche faticosa, perché monologo. Ma insomma, io credo che il pubblico, insomma, in qualche modo arriva proprio di fronte, di faccia, cioè come se uno che si avvicina alla faccia e dice: allora,
mi sembra insomma che abbia questo senso. Quindi Piazza degli Eroi lo faremo. Il complice pure questo appunto ha una lunga amicizia, però cioè il complice si basa su tre attori protagonisti, tre personaggi protagonisti e gli altri pure ma di meno. I tre personaggi non hanno nome, sono Doc, Boss e Cop. Quindi la cosa è chiara. Logicamente c'è anche il capitalista che vuole c'è anche l'erede anarchico che vuole ribellarsi a questo mondo. Però sono loro e derivano, cioè questa storia deriva dal fatto che questo scienziato è stato espulso dal processo produttivo in una fase di crisi e siccome era un esperto di proteine ha inventato una macchina per dissolvere i cadaveri e quindi cioè, l'omicidio perfetto adesso è possibile e infatti poi c'è il suo accordo con Boss eccetera eccetera, la storia la leggete. Io in questi anni sono passato dal potere voler far Doc, invece adesso come dire lascio spazio agli altri per fare Doc e farò uno dei due o Boss o Cop. La scheda è abbastanza chiara, quindi non mi dilungo. Cioè, logicamente anche qui, come per Andrea, tutto dipenderà dall'aver concertato questa commedia distopica con abbastanza umorismo. Cioè, questo è il dettato di Dürrenmatt. Però è una cosa abbastanza, dura. Non c'è tanta speranza, a differenza del purgatorio. Grazie. Bene, io adesso chiederei se c'è qualche giornalista o qualcuno del pubblico. Ecco. Sono Alberto Lovisi dello Strillo e Terronian. È un programma ben variegato in cui il classico cede il passo al contemporaneo. Inoltre il presidente Padroni Griff ha detto una bella parola, è un programma meticcio. Cioè il meticcio, noi sappiamo che gli animali meticci sono più intelligenti degli altri animali, è vero presidente? E quindi i programmi sono più intelligenti degli altri. Da rispondere, se ho fatto il meticcio è vero, mia zia che aveva un meticcio sosteneva che fosse il cane più intelligente di quello intorno. Però quello che, come ha ben detto il direttore, sicuramente è un'offerta molto variegata, molto plurale, che cerca di mettere insieme tutte le espressioni del teatro, sia nel tempo sia come manifestazioni, come esternazioni di rappresentazione teatrale. E lo abbiamo sentito anche da coloro che sono intervenuti qui. Proprio anche a me, come dire, il Consiglio di Amministrazione è vero che approva un programma, ma il direttore che lo compone, noi siamo da subito stati colpiti da quanto fosse variegato questo programma e questo sicuramente è dalla cifra di questa stagione che noi tutti ci auguriamo di fare per intero, come suol dire. Sì,
No, poi è, diciamo, il frutto anche di un lavoro, quello che viene fuori, ogni vostro intervento ha sottolineato anche il coinvolgimento che c'è dietro questo lavoro che è stato fatto. Cioè sono tutti spettacoli che da farsi o che sono già fatti, comunque con grandi compagnie e certamente con una scelta di testi che ha privilegiato questo sguardo contemporaneo. E io credo che se c'è un problema nel teatro è che si fa poco il teatro contemporaneo, nel teatro italiano, nel sistema del teatro italiano. E penso che ci fa poco con i giovani, cioè Fabio Pisano è qui a rappresentare una generazione, ma Giuliano Scarpinato, ma anche i ragazzi che abbiamo... noi non abbiamo annunziato il ridotto, perché il ridotto è ovviamente sotto scacco per via delle limitazioni. Essendo una sala piccola, le limitazioni la farebbero diventare minima e quindi non abbiamo pensato di poter fare attività lì, però lì faremo per esempio gli spettacoli che abbiamo premiato dopo la selezione della giuria che si è occupata degli artisti e delle compagnie under 35. Quindi è un momento anche quello molto importante che appena possibile avrà esito, così come ci sono altre cose che abbiamo in mente di fare lì. E quindi sì, forse c'è la scelta del contemporaneo come chiave di questa stagione, ma sicuramente in una varietà di sguardi e con grandi interpreti che possono farsi tramite anche di raggiungere una diversità di pubblico, una varietà di pubblico. C'è qualcun altro che vuole? Ecco, Stefano. Sì. Ascoltando la presentazione, dando uno sguardo rapido ovviamente ai titoli, mi sembra però, correggimi eventualmente, che ci sia una buona presenza di teatro di derivazione letteraria, no? Autori che vengono recuperati e trasformati dalle parole in immagini. È una tua scelta di fondo che accompagna proprio la tua filosofia di direzione, o è anche un po' il frutto di questa fase in cui, stando più a casa, stando più con noi stessi, ecco, la letteratura ci ha un po' aiutato anche a immaginare come possa trasformare le parole in visioni? Ma io credo che questa cosa qui è da molto tempo che si è aperta una strada, no? Quindi pensiamo a un grandissimo protagonista della vita teatrale come Luca Ronconi, è uno che ha aperto quella strada lì, no? Che ha fatto moltissimo volte uso del romanzo. Quindi sì, io credo che sia. Io penso moltissimo il teatro in termini, diciamo, anche non teatrali, quindi vengo da quella stagione lì, penso che il teatro si può fare, come diceva Luca Ronconi, anche con l'elenco del telefono. E a volte è anche bene uscire dal codice del teatro per ritrovare il teatro. Però è una sensibilità che oggi si è diffusa, quindi ecco, questo romanzo che fa Silvio, che porta in teatro Silvio Orlando, è un romanzo che io trovo tra quelli capitali del Novecento. C'è un grandissimo autore, Romain Gary, un grandissimo autore che in Francia è noto anche perché ha avuto una vita tragica, questo fatto di nascondersi dietro gli pseudonimi, ha avuto una carriera diplomatica importante nel mondo e si è sposato Jeanne Seberg, la grande attrice, è stato al centro di una vicenda estremamente, come dire, psicanalitica, perché scrivendo sotto pseudonimo ha cambiato vari pseudonimi, ha vinto varie volte lo stesso premio, cosa che era bandita anche dalla società letteraria francese, quindi ha sfidato dietro questo fantasma che di volta in volta si è creato, fino a lasciare questa testimonianza postuma in un libro che è affidato a Gallimard, in cui, ecco, per esempio, quello lì è un autore plurale, è un autore che ha avuto bisogno di varie maschere, però portare a teatro quel romanzo io credo che sia una scelta molto forte oggi, perché è un romanzo che comunica moltissimo al pubblico, così come altre scelte come quella di portare la poesia, ecco. Io
lo penso da sempre, che la poesia è il luogo in cui si può meglio valutare il bilancio di un'epoca. E noi conosciamo molto bene la cultura romana attraverso i grandi poeti, anche la cultura greca, e la sintesi che fa la poesia è straordinaria. E io penso sempre che il teatro possa essere un luogo dove accogliere la parola dei poeti. Per questo abbiamo queste due occasioni, ci abbiamo tre occasioni, perché c'è anche il Purgatorio, che è uno spettacolo interamente concepito intorno alla parola di un poeta. E in questo caso sono due poeti, perché ci sono Luzzi, mediatore di Dante, e nell'altro caso abbiamo Servillo con Marco Aldi e Baliani con Marco Aldi, perché anche lì è importante che si dia la parola anche agli autori di oggi. E io ricordo sempre quello che diceva Chéreau. Chéreau diceva: appena mi si propone un testo contemporaneo, io scelgo sempre il contemporaneo. Chiaramente deve essere un contemporaneo che vale, un contemporaneo, ma lo faccio anche, diceva lui, proprio perché in giro non si fa. E allora mi è sembrato che da questa posizione che occupo, dare voce a una cultura teatrale che oggi si muove, che è anche imperfetta, che è anche incerta, che è anche attesa di verifiche, sia importante, e di farlo da un teatro che è un teatro nazionale. Bene, se non ci sono altri interventi, io vi saluto, vi ringrazio di essere stati con noi e ci ritroviamo tutti a teatro.